La Corte d'Appello di Torino ha confermato, ampliandone la portata a seguito di ricorso della Procura della Repubblica, il decreto del Tribunale che aveva disposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di 5 soggetti appartenenti e vicini alla famiglia Marando, cosca dell'Andrangheta egemone per anni in Piemonte, facente parte della consorteria PR Marando Agresta, strettamente legata alla famiglia dei Barbaro di Platì. Il provvedimento ha riguardato anche la confisca di beni per un valore di circa 18 milioni di euro. La confisca era stata emessa a seguito di proposta del direttore della Direzione Investigativa Antimafia, avanzata dopo la conclusione dell'operazione denominata Marcos del Centro Operativo di Torino, che aveva portato nel 2010 all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 individui responsabili del reato di riciclaggio aggravato, tra cui Domenico Marando, attuale reggente della cosca omonima, fratello di Pasqualino, storico capofamiglia, deceduto a seguito di un agguato nei primi anni del 2000, il figlio Antonio, il fratello Nicola, il nipote Luigi ed altri soggetti.